Non riuscirei a pensare adesso di tornare alle penne o alle patch pump. Ciao Raul, come stai oggi? Tutto bene, grazie. Siamo nel tuo studio, giusto? Sì, questo è lo studio di mio papà, sono 32 anni che siamo in attività, io nello specifico mi occupo di piercing. Bene. Ci racconti la tua esperienza con il diabete? Il diabete di tipo 1 mi è stato diagnosticato 16 anni fa, quindi avevo 12 anni, e da lì è iniziato il mio percorso col diabete. Ok. Al momento con che sistema gestisci la tua terapia Al insulinica? momento sto gestendo la terapia con il sistema di Medtronic, il 780G. Perfetto. E, in precedenza invece, diciamo a partire dall'esordio, che altre terapie hai seguito nel tempo? A partire dall'esordio sono andato avanti tantissimi anni con le penne, in quanto agonista col karate, quindi negli incontri non potevo tenere un microinfusore, e poi sono passato a una patch pump. Un sensore. Ok, cosa non ti soddisfava pienamente del sistema che hai usato in precedenza? Di sicuro la poca precisione che aveva nella misurazione delle glicemie e la poca elasticità che avevo nel poter gestire tutta la mia giornata, a dire il vero, perché era cioè, impostato su determinate velocità e categorie, quindi potevo intervenire molto poco in realtà su quello che poi mi serviva davvero nello specifico. Ok, quindi era, diciamo, questa rigidezza del sistema uno dei motivi che ti ha spinto a cambiare? Sì, assolutamente sì. Ok, Raul, e cosa ne pensi in particolare dell'automatismo del sistema MiniMed 780G? È comodissimo perché prima la glicemia la dovevo prendere io e dire al microinfusore cosa fare. Adesso, a parte 3 volte al giorno, il resto della giornata ci pensa lui, fa da solo. Il sensore dà i dati al microinfusore, il microinfusore mi fa l'insulina, regola, abbassa e fa da solo. Perfetto. E per quanto riguarda invece alcuni parametri clinici, come si è modificata la tua emoglobina glicata nel tempo? Nel giro di 3 mesi si è abbassata di circa 2 punti, da un 9 a un 7 e mezzo, una cosa del genere. E non mi è mai il problema di far vedere il cavo, non mi ha mai pesato e non mi ha mai dato fastidio. Per la gestione in realtà è come mettere gli occhiali, se sei abituato a mettere gli occhiali e li togli prima di andare a dormire, il microinfusore è la stessa cosa, ce l'hai in tasca, intanto abbiamo in tasca prendemente il telefono, quindi è comodissimo, assolutamente. E la presenza del catetere ti impedisce di svolgere qualche attività in particolare? Assolutamente no, non mi impedisce di fare assolutamente niente, è chiaro, bisogna fargli un minimo di attenzione, ma non più che con una patch pump, se calcoliamo che non è il peso del microinfusore attaccato al cerotto e l'ingombro è assolutamente comodo. Nella quotidianità, ad esempio, io faccio sport, faccio arti marziali, pesco. Il sistema quindi nel complesso per te è facile da indossare. Assolutamente sì, è comodissimo. È facilissimo e indolore da mettere.